Qui Regif e benvenuti ragazzi in un nuovo video. Oggi vi spiego che cos'è Discord. Discord, l'avete presente? Teamspeak, Skype, sono quei programmi dove uno si connette, aggiunge gli amici e parla. Solo che Discord, entrato per ultimo, mischia sia Skype che Teamspeak. Perché? Ha una parte di Teamspeak perché permette di entrare in dei server e parlare con la gente, e unisce Skype perché uno puoi vedere a destra chi c'è online e offline. Invece su Teamspeak non puoi, ti devi per forza connettere per vedere chi c'è dentro il server, e due puoi scrivere nei vari channel testuali. Ora ragazzi, questo è il mio server. Qua noi possiamo fare le cazzate più atroci. Abbiamo diversi canali testuali. Abbiamo il benvenuto, dove c'è il mio bot fedele Po, che mi dice chi entra, chi esce dal gruppo, eccetera eccetera. Gli annunci servono per me, per dirvi ad esempio: giorno tot facciamo una partita con gli iscritti, eccetera eccetera, oppure oggi uscirà, domani quello, annunci, patches, eccetera eccetera. La chat, dove potete scrivere quello che cazzo volete, basta che non spammiate. Richiesta video invece è la sezione riguardante specialmente YouTube. Cioè qua uno può scrivere ad esempio: ragazzi, Razif è scritto così se non mi incazzo, fai un video dove ti denudi. Poi lo inviate e praticamente io lo vedrò e mi spoilerò per voi se seguirò quel consiglio e farò quel video. Trade per quanto riguarda Rocket, tutto il trade che volete fare fra di voi. Ad esempio avete un paio di ruote, mettete voglio vendere, ho queste ruote, ho le 10 nere, le voglio vendere. Un altro che leggerà il commento vi potrà scrivere: ehi, io ho questo, ce lo possiamo scambiare, te lo compro, eccetera eccetera. Cerca team invece è per il futuro, per chi ha intenzione di entrare in un team, di creare team, di cercare team. Lo basta che lo scriva qua, ad esempio: looking for one se sei un team, looking for team se sei uno che cerca il team. Se voi volete entrare in un canale e parlare con qualcuno, abbiamo i canali vocali. Canali vocali che si dividono nello staff, cioè quando io avrò dei collaboratori, mai, cioè perché sono solo e abbandonato dal destino. Quindi non vedete mai attivo questo channel. Recording, quando io registrerò dei video. Il salotto ragazzi è praticamente l'area relax, dove uno può parlare del più e del meno, eccetera eccetera. Poi abbiamo la sezione Rocket League. La sezione Rocket League si divide in trade. Quando voi scrivete nel trade: voglio vendere questo, e un altro dice: te lo voglio comprare, andate qui in trade e cominciate a parlare e cominciate a discutere dei vostri prezzi, eccetera eccetera. Tutte le custom abbiamo. Se volete giocare ad esempio una custom 1v1 con qualcun altro, entrate nella custom 1v1, 2v2, 3v3, 4v4. Questi numeri a destra ragazzi è il riempimento massimo delle camere. Ad esempio qui dentro ci possono entrare due persone perché è custom 1v1. Poi c'è la custom 4v4, ci possono entrare 8 persone. Normal, ranked, diciamo tutte qua. Tutte cose che avete capito comunque. Poi abbiamo la sezione random per chi volesse giocare a FIFA, Call of Duty, Halo, queste cazzate qua. Entrate qua e giocate, non lo so, oppure se volete altre stanze basta che me lo scriviate in chat o non lo so dove cazzo volete. E poi abbiamo la sezione AFK, per chi sta AFK più di 30 minuti viene automaticamente spostato all'interno dell'AFK per non creare disordine. Ragazzi, per entrare nel server è facilissimo, basta che voi andiate sul sito di Discord, scaricate il programma, lo installate e poi cliccate nella descrizione dove c'è scritto Discord Razif. Voi ci cliccate e in automatico il programma accetterà l'invito e vi farà entrare direttamente qua sul server. Che dire ragazzi, se volete entrare fateci un salto, io lo lascio aperto a tutti e c'è il link, ve lo metto in descrizione come sempre, in tutti i video c'è il link del Discord in descrizione. Certo ragazzi, in futuro quando farò le partite con gli iscritti e altre cose, se non siete nel mio Discord non potrete giocare mai con me per il video. Quindi se volete in futuro partecipare a un video, vi consiglio di entrare nel Discord e di stare attenti. Poi, cioè, nel Discord potete incontrare altre persone, fare team, amicizie, eccetera, eccetera. Non serve principalmente a me il server di Discord, serve a tutti. Per giocare quando uno è solo, ad esempio alle 2 di notte, entra nel Discord e chiede chi vuole giocare, chi fa una doppia, e qualcuno ci potrebbe pure rispondere. Comunque ragazzi, che dire, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da Razif è tutto, bella!